vista l'intera carriera e affrontato l'esame finale, la Commissione ha attribuito il voto di 110 su 110 lode, ma anche una menzione per la tesi e anche in più, visto che invece di dargli di cui abbiamo dovuto levarglieli, anche una menzione alla carriera. Com'è nata l'idea della tesi sullo smoke free? Bene, quando il dottor Di Lorenzo e il professor Di Giorgi mi hanno proposto questo argomento di tesi, io ho immediatamente accettato, perché si tratta di un argomento insolito, ma ho visto come una sfida il poter sviluppare una tesi su un argomento che non era mai stato affrontato prima d'ora in una tesi italiana. E ancora devo dire che la possibilità di poterla sviluppare a casa mia, essendo in Istanbul, quindi nell'ospedale dove ho svolto numerosi tirocini, mi affascinava. La nostra tesi si sviluppa in due parti, una parte compilativa nella quale abbiamo espresso cosa sono i fumi chirurgici e quali sono i rischi connessi ai fumi chirurgici, e una parte sperimentale dove abbiamo effettivamente testato quella che è la soluzione a questo problema, ovvero abbiamo chiamato soluzione smoke free, quindi dispositivi di evacuazione dei fumi, e i risultati della nostra tesi sono molto promettenti, hanno proprio evidenziato quanto il problema sia importante ma che è risolvibile, e come la nostra ASP nel blocco operatorio hanno avuto un ruolo cruciale nella gestione e nella risoluzione di questo problema. Abbiamo effettuato delle misurazioni intraoperatorie, ovvero in sala operatoria, e abbiamo proprio poi analizzato questi dati, e da questo abbiamo desunto quanto la soluzione smoke free, la riduzione dei fumi, sia stata efficace durante gli interventi. E quindi da ciò abbiamo derivato quanto sia importante e quanto ancora bisogna investire e continuare su questo tipo di soluzione. Quindi questo è qualcosa che tu ti senti che si possa auspicare per tutti i blocchi operatori? Assolutamente sì, infatti una delle conclusioni della nostra tesi è proprio che la soluzione smoke free dovrebbe essere considerata parte integrante di un iter chirurgico, quindi come da linea guida, perché ad oggi è lasciata a discrezione dei chirurghi, una maggior parte dell'operatorio, comunque dell'azienda sanitaria che decidono di utilizzare questo tipo di dispositivi, dovrebbe proprio far parte di un intervento chirurgico. Dal punto di vista emotivo, come si sente? Io è molto emozionato perché, ripeto, la possibilità veramente di lavorare qui, in questo ospedale dove praticamente sono cresciuto dal punto di vista universitario, mi ha riempito anche un po' di orgoglio, e sono particolarmente emozionato per questo, e non vedo l'ora di poter continuare a crescere sia personalmente che nell'ambito della chirurgia. Progetti per il futuro? La specializzazione, adesso c'è il concorso il giorno 14 luglio, vediamo cosa ne viene fuori, però bisogna lavorare con passione in maniera sempre più come dire, non essere sempre concentrati, non ci si può fermare quando non si è, diciamo, soddisfatti del proprio lavoro. Dottore Di Lorenzo, come correlatore della tesi sullo smoke free, qual è stato il suo ruolo? E come avete impostato il lavoro? Beh, sicuramente come tutte le sfide, anche questa, da un punto di vista proprio strutturale, è stata una delle sfide più complesse, in quanto già una tesi di laurea ha il suo grandissimo grado di complessità, in quanto la responsabilità da correlatore verso un giovane studente che si affaccia alla missione di medico è molto delicata. Aggiungendo poi quella che è la mission chirurgica che questa tesi ha e la mission sperimentale, che sappiamo bene in chirurgia è molto complessa e molto difficile, sicuramente ha alzato l'asticella in quella che è la sfida più complessa che ho portato avanti col giovane studente. Chi fa chirurgia è abituato in maniera probabilmente anche molto egoistica a guardare l'atto chirurgico come unico motivo dominante di quella che è l'evoluzione della cura del paziente. In effetti ci siamo assolutamente resi conto che questo non è così, e che la salute e il rispetto dell'operatore sanitario che insiste in una sala operatoria H24 merita sicuramente le dovute attenzioni. Ecco, creare un'area smoke free prima in Europa, già ancora prima dell'evento Covid, ha potuto portare oggi a essere tra i primi in Italia a parlare
di area smoke free in una tesi di laurea in medicina e chirurgia. Professore, sulla tesi sullo smoke free, che è prima in Italia a quanto pare, e lei come correlatore cosa ci può dire? Intanto è una festa perché abbiamo unito finalmente Palermo e Caltanissetta, e poi è la dimostrazione che la tecnologia in sala operatoria non può mai mancare, e in questo caso, oltre a favorire la qualità della procedura chirurgica, migliora la qualità della vita sia dei chirurghi ma anche di tutto il resto dell'equipe che ruota attorno alla struttura, al tavolo operatorio, ma anche quella del paziente che passivamente respirerà meno sia micropolveri che batteri. Quindi, a fronte di costi contenuti, la realizzazione di una piastra chirurgica comune può migliorare la qualità della vita del paziente. Secondo me questa è stata una tesi esplosiva, perché ha portato anche un risultato, diciamo, ovvio, ma alla conoscenza di tutti, tant'è vero che è stata la tesi premiata come una delle migliori. È stato complicato portarla avanti? È stato complesso per la necessità di attrezzature, non per altro. Le attrezzature sono attrezzature dedicate. Arrivare a un risultato è complicato perché la ricerca ancora in Italia impone costi. Tant'è vero che la domanda durante la discussione della tesi dei colleghi è stata quale attrezzatura è stata utilizzata proprio per la rilevazione delle microparticelle. Segno che c'è interesse comunque alla tecnologia in sala operatoria e al miglioramento della qualità.